Anche Arezzo celebra il giorno del ricordo, rivolgendo il pensiero alle vittime delle foibe, dell'esodo italiano dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia. Alla cerimonia hanno partecipato il prefetto Alessandra Guidi, il sindaco Alessandro Ghinelli, il vescovo di Arezzo, Monsignor Riccardo Fontana e le autorità civili e militari. Dovrebbe essere forse reso più evidente che quel periodo storico si è concluso anche con questo dramma delle foibe e forse non è veicolata opportunamente, però nelle forze dell'ordine, nelle forze militari sì, è noto, è conosciuto ed è sentito. Vedete che oggi intorno abbiamo tutte le rappresentanze delle associazioni d'arma. Forse tra i cittadini non tanto e dovremmo veicolare di più questo ricordo. È un dovere nostro, diciamo, che la memoria di tutti, diciamo, i cittadini che comunque hanno perso la vita per, diciamo, quelli che sono valori, ideali che comunque non hanno, diciamo, una colorazione, non devono avere, diciamo, una discriminazione da quel punto di vista, ecco, rappresenti un obiettivo che le istituzioni si devono prefiggere. Il vescovo che mi ha cresimato e che mi ha avuto sulle ginocchia quando ero bambino era stato vescovo di Fiume e fu cacciato. Il parroco che mi ha cresciuto, Don Gianni Sabucco, era stato parroco del Redentore a Fiume. Gli buttarono giù la chiesa e lo cacciarono. Gente per bene, gente giusta, che ha sofferto tanto. In diocesi ci abbiamo a Terontola un gruppo di suore che vengono da Fiume. Sono i nostri italiani d'Istria, che forse sono stati un po' dimenticati per troppo tempo.